Anna Lu è alta 1,60 m. Ha lunghi capelli rossi. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché è il male, il vero motore di un racconto. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. L'ha fatto, non è vero? Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi.